Ho visto L'esorcista del Papa. Chi è? L'hai visto tu? No. Neo horror, no. No? No, soprattutto Crow. Diavolo. E quindi ho scoperto che è la storia di padre Amort. Modenese, d'adozione. D'adozione modenese? Credo. No, non lo so. E allora gira in Vespa, fa queste cose, capito? Fa briga. Veramente un brutto film. Molto brutto. Quindi non lo consigli? Cioè, potrei guardarlo io, che a me non piacciono e mi fanno paura. Essendo brutto, non farà paura. Io dico, ricordiamoci che per molti noi siamo solo di passaggio su questa terra. A questo punto bisogna decidere se utilizzare del tempo guardando L'esorcista del Papa oppure no. La lascio lì, così, in sospeso. Ciao Ricky. Ciao Anto. Bentornati. Bentornato. Bentornato. Abbiamo un nostro nuovo ospite in questa puntata di Humus. Stato uno studente modello, ok, quindi non sono mai stato, cioè dopo le superiori ho proprio detto non apro più un libro in vita mia, perché è stato un trauma, scusate. Mi sono nel agitato trauma, proprio nel trauma, ci sono entrato dentro, lo sto ancora vivendo. La prof che mi dice Schinetti dove sei, cioè perché vai in bagno a fumare. No, vieni qua. Esatto, hai capito. A volte rischiamo che le televisioni e gli schermi possano creare delle paure, delle ansie nel bambino, perché non sa come interpretare gli avvenimenti. Ecco. Tu, Anto, ti sei mai spaventato male da bambino guardando una roba in TV? A me Alice nel Paese delle Meraviglie mi metteva un'ansia. Ma lo stregatto? In generale tutto, la regina, lo stragatto, il brucaliffo. Ma no, sai cosa? Che alla fine ce n'è mica uno che non sia... Erano ad alto adesso impatto, che ci penso. Erano ansiogeni. Cioè proprio guardi Alice e gli dici vai via da lì! E invece Marcello, una materia che non insegneresti mai. Guarda, non ci devo neanche pensare, statistica. Boom! Bomba. No, ma poi dovete fare un hit parade delle materie più amate, di quelle più odiate. Quello deve entrare. Corso preferito? C'è un problema, perché io mi sono innamorata di un corso per il professore, però corso preferito non sarebbe quello se non ci fosse stato lui come prof, perché è stato proprio lui bravissimo. Raga, funziona anche questo. Anche quello. Quindi allora insomma maschi pochi, quanti ce ne hai adesso in corso? In corso i maschi nessuno in quest'anno. Ma ne arriveranno? Non lo so. Allora un appello, dov'è la camera? Un appello. Signori, venite e diventate educatori della prima infanzia. La rifacciamo. Sarei stato convincente. Più veloce, più... È una sfida. Una sfida. Uomini, iscrivetevi, vi regalano una PlayStation 5. Preparati, via. Magari. Domani. Ad imbuto. Un'altra tipologia di utenza con cui lavorare, quale settore ti piacerebbe? Senz'altro gli anziani. Secondo me siamo un po' fissati a concezioni un po' antiche, no? Un po' superate, che il Toniolo mi ha aiutato molto a rivedere. L'approccio è proprio no, valorizziamo ogni giorno, cioè anche mia nonna tuttora va allo spazio anziani pergolesi. Oh, ma chi è tua nonna? No, sì. Quindi tuo papà è... Sì. Sono questi i momenti in cui scopriamo la gioia e il grande legame della rete che crea anche lo specifico settore dell'educazione. Rimanete con noi perché ne vedrete anche di peggio. Ho partecipato all'attività qua dietro, quella con le carrozzine. E come ti sei sentita? Ah, mi sono divertita un sacco. Com'è andato il momento in cui eri nel prato? Perché ne hanno parlato un po' tutti, e gente che ne è uscita fuori molto acciaccata. È stato divertente più che altro perché io sono stata lì un po' prima della mia compagna che ha partecipato con me alla gara e ho preso la carrozzina migliore. Ah, quindi... quello è il grande trick. Ti dico, tre supereroi, tu mi dici in che settore li metteresti a lavorare. Ok, Spider-Man. Con i minori. Iron Man. È un magnate con la tecnologia dalla sua. Lo vedo in chiave amministrativa e dirigenziale. L'odiosissimo Capitan America. Ah, in una terapeutica, lì devi essere strarigido o un COD. Hulk alla frontiera. Lì te le seda subito le situazioni. Che ci mettiamo a casa sul Lazzaro, boh. Xavier ci vuole, professor X.
leader carismatico, pronto a accettare tutte le diversità. Potrebbe essere l'incarnazione dell'educatore. Non è caso il luogo dove è sita l'università, che luogo è? È un luogo che ha visto nascere l'accoglienza del centro di solidarietà. Oggi è soprattutto sede della prevenzione, del centro studi e dell'università Toniolo. Un luogo importantissimo. Luogo importantissimo, sì. Una bandiera quasi al centro di uno dei quartieri più hardcore, oltretutto di Modena, vogliamo ricordare. Noi siamo a chilometri zero.